Noi adesso andiamo al nostro gate e ci prepariamo all'imbarco verso la nostra prossima destinazione, ossia verso l'Australia. A proposito, ci siamo dimenticati una cosa bellissima di questo aeroporto, è molto innovativa, nonché il water con compreso bidet, un po' come in Giappone, meno tecnologico ma comunque funziona tanto che uguale. Qua c'è come uno sproffino con l'acqua. Tanta roba, tanta roba. Solo qua l'abbiamo visto, in giro per la città non c'era neanche capitato. A Rimus c'è stato misunderstanding. Nel bagno maschio e femmine il bidet è differente. Il mio era come in Giappone, cioè integrato. No, il mio è come nel resto del sud-est asiatico e come a casa dei ragazzi che ci hanno ospitato. Cioè c'è la proprio canna. 70-80 centimetri di canna con una pistola alla fine. Puoi regolare la pressione dell'acqua e serve o per pulire il water o per pulirti te. Molto comodo. Soprattutto venendo dall'America Latina, che non hanno bidet, non hanno questo, quindi uno si deve arrangiare come riesce. Io preferisco sempre stile Giappone, come nei bagni femminili di questo aeroporto, ossia integrato. Integrato, tu stai lì e fa tutto lui da solo. Bellissimo. Basta parlare di queste cose private però adesso. E la differenza anche con gli altri aeroporti è che noi siamo arrivati fino al gate senza il controllo dei bagagli. Non siamo passati da nessuno scanner e gli scanner infatti sono proprio ognuno per il proprio gate. Il che può essere negativo per i bagagli che normalmente magari chiudono un attimo un occhio se sono un po' più grandi rispetto alle standard. Qua la vedo più difficile, vi faremo sapere. Noi siamo abbastanza in regola, abbastanza. C'è il rischio che ci dovremo vestire un po' per risparmiare del peso. Eccoci dentro, è andato tutto bene, siamo di qua dalle vetrate. E sono più vestita solo perché fa freddo, non perché abbiano pesato i nostri bagagli. Persone super gentili, eh? C'è anche stata rivolta qualche parola in italiano. Davvero carine queste persone all'imbarco. Abbiamo cantato vittoria troppo presto. Cambiato il gate, un'ora di ritardo. Già arrivavamo di sera abbastanza tardi. Arriveremo tardissimissimo, prenderemo un Uber anziché il trasporto pubblico, mi sa per forza. Dichiarazioni? No, non posso fare qua, non posso. Cambiato gate. Ci abbiamo guadagnato l'acqua, perché là in fondo ci sono le fontanelle. E in più, per scusarsi, stanno distribuendo degli snack. Non male del tutto. E l'acqua, oltre alla fontanella con l'acqua fresca, c'è anche l'acqua calda. Quindi se volessimo un mate, potremmo. Però siamo già nel pomeriggio, è meglio. Per noi è già too much. E anche perché il mate ce l'abbiamo nell'imbarcato. Ah, è vero. Niente. Addirittura con il fiocco giallo. Così ci teniamo la confezione di plastica. E almeno se ci si rompe le stringhe delle scarpe, siamo già a posto. Ci sono dentro patatine. Briochina al cioccolato. Acqua, anche se l'abbiamo appena presa l'acqua. Abbiamo acqua in abbondanza, ragazzi. Speriamo però che in ogni caso il ritardo non superi l'ora, perché per adesso è un'ora di ritardo. Se questo è contentino è per farci passare la fame e tutto per tutte le prossime ore, sperum de no. La signora intanto balla o fa finta di essere già arrivata a Perth. E ci abbiamo anche guadagnato che senza chiedere niente, in questo secondo controllo dopo esserci cambiati di gate, le hostess ci hanno automaticamente messi vicini sull'aereo. Quindi l'unica, dai, cosa positiva. Insieme alla borsina. Regalo. Forse siamo pronti comunque. Vicini ma non vicinissimi. Sembra che ce l'abbiamo fatta, speriamo in bene. Speriamo sia ora di partire. Sembra di sì. 5 orette. E siamo là. Io intanto inspiegabilmente perso l'uncinetto. Non ho idea di dove, perché mi ricordo benissimo di averlo messo via ieri sera. E non c'è più. È completamente scomparso. Per fortuna ne ho degli altri. Però intanto non su questo volo. Quindi possiamo passare il tempo in un'altra maniera. Ansia ne abbiamo? Sì. E
Abbiamo appena scoperto che la borsina che ci hanno dato con dentro lo spuntino può benissimo sostituire il lavoro all'uncinetto che stavo terminando giusto ora, ossia un portaborraccia. Ormai ci hanno dato quella? Vuol dire che mi sono messa a fare tutto quell'uncinettata lì fino ad adesso per niente. No dai, lo tengo, è più bello il mio. Non va a fuoco? Vabbè, non va a fuoco. Comunque grande ansia per questo fogliettino, che è quello in cui si dichiara quello che si ha dietro. Presente Airport Security? Ecco, terrorizzati a riguardo. Perché bisogna dichiarare qualsiasi cosa si porta di alimentare, ad esempio carne, pesce, erbe, noi abbiamo il mate dichiarato, ma anche cose che non ci si immaginerebbe tanto, tipo scarpe sporche di terra, vestiti sporche di terra, non si può far entrare la terra. Se siamo negli ultimi giorni stati in contatto con fattorie o animali da fattoria, oppure animali selvaggi nella natura selvaggia, sono robe super particolari. Vabbè, comunque c'è scritto: nel caso in cui siete insicuri, scrivete sì. E quindi abbiamo messo anche qualche sì. Se saremo stati troppo prudenti, glielo diremo che abbiamo sempre visto Airport Security e quindi avevamo paurissima di questa cosa. L'ultima volta che avevamo dovuto dichiarare il mate era stato super divertente in America Latina, perché ci avevano chiesto: avete qualcosa di alimentare, piante? Noi abbiamo detto: abbiamo solo dell'erba ma secca. Loro ci hanno detto subito: marijuana? No. Intanto Luca cerca le spine per ricaricare il telefono. Non va, cioè, in questa 2020, compagnia super siamo su nero, dobbiamo poi caricare il telefono. La vogliamo la compagnia più economica? Ci si arrangia? Una vergogna. Da adesso ti passa la power bank. Singapore tutto perfetto, poi non gli aerei senza la spina. Ci siamo? I bagagli stanno tardando ad arrivare. C'è Luca là che li aspetta, a dir la verità lo aspetta, perché ne abbiamo imbarcato solo uno. Speriamo che arrivi. È stato super emozionante atterrare qui, vedere, iniziare a rivedere l'Australia dall'aereo. Per noi è una cosa molto forte, molto importante, non solo perché cambia il nostro viaggio, siamo persone abituate ai cambiamenti ormai e quindi sì, ci spaventa, abbiamo paura perché cambia tutto, e trovare lavoro in un posto in cui non parli neanche tanto bene la lingua, che non conosci, è ovvio che è un po' difficile qua, nessuna delle nostre competenze vale, quindi vedremo come andrà. Però per noi questo rappresenta anche il recupero di un sogno e quindi un'emozione ancora più grande. Lato mio posso dire che
dopo il giorno in cui siamo partiti, il giorno in cui abbiamo fatto quel primo passo fuori dall'aeroporto di Porto in Portogallo, e il giorno in cui siamo tornati a casa un anno e mezzo dopo per la prima volta a salutare le nostre famiglie quando nessuno se lo aspettava, questo è il terzo giorno più emozionante di tutto il viaggio da quando abbiamo cambiato vita. È arrivato! Zaino recuperato. Ovviamente stavamo andando nella parte opposta rispetto a quella che bisognava andare, perché noi prendiamo su tutto e via, 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 sempre dalla parte opposta. Non so, la percentuale che succede così dovrebbe essere ridotta, e in realtà non è 50-50, è sempre. Noi prendiamo la parte opposta. Siamo proprio nella zona di airport security. Com'è che si chiamava in spagnolo? Asti, non mi ricordo. Ma siamo già dentro, non ce l'aspettavamo. Ci abbiamo messo un secondo. Siamo in Australia ufficialmente anche. Forse... nessuno ci ha controllato nemmeno i visti, ma pensate. No, perché saranno registrati sui passaporti. È tutto automatico, i passaporti, la faccia, te la guarda tutto un robot. Abbiamo fatto una piccola coda per far vedere il mate, che ci hanno detto: solo questo, non avete i formaggi dall'Italia, salame. Ho detto: no, non abbiamo niente. E quindi in un attimo abbiamo finito. Siamo ufficialmente in Australia. Adesso è tardissimo, dobbiamo cercare di prendere un bus prima che spariscano tutti. Hey, are you excited? Sì, mi stavo un attimo cervellando perché finché non sono a casa. Sì, al massimo c'è la Gionda Loop, però dopo ci dobbiamo fare tipo, non so, 5 km a piedi per andare a casa, quindi non è il massimo. Beh, però un sì, Uber al massimo arriva casa. Qua, esatto. Al massimo andiamo lì con la metro. Però spero di no. Ovviamente siamo sempre in modalità, cerchiamo di spendere il meno possibile anche per arrivare a casa. Anche perché solo la metro sono partiti $10. Eh sì, in due, solo per arrivare fino alla città di Perù. Qua bisogna fare io avrei dato peggio, c'è da dire. Perché i soldi volano via. Sì, sì, sì. Soprattutto un taxi, abbiamo visto da qua a dove dobbiamo arrivare noi, sarebbe stato intorno agli €80. Ma anche no! Bisogna schiacciare. Oh! Ce l'abbiamo fatta a prendere anche il bus che ci porta fino alla nostra destinazione. È tardissimo, però speriamo di riuscire a pagato non disturbare tutti. Di metro e di bus quanto hai pagato? Altri 10. 20, quindi con $10 a testa, qualcosa come €12, €6 a testa, buonissimo. Ottimo, Singapore dai. Costava di più. Esatto, anche Atene costava di più. No, Singapore non lo so, i trasporti costavano poco. La cocchina $3, quindi sì, un paio di euro per la coca piccolissima costa. Alla vaniglia l'ha comprata. Alla vaniglia, volevo assaggiare la pacagana, non prendete. Bello che l'ha dovuta prendere per scambiare i soldi. Noi siamo arrivati fino alla stazione, alla fermata del bus, e abbiamo chiesto: ma i biglietti? Le fai su. Ma si può, come negli anni 80. Li fai su, ho detto: ce l'avete però un po' di moneta? Noi abbiamo appena ritirato, abbiamo detto: il cambio più piccolo che abbiamo è di $20. È meglio che andate al negozio, comprare qualcosa e tornate indietro con la moneta. Così lui ha corso, è arrivato proprio correndo mentre aprivano le porte del gate, per fortuna, perché altrimenti ci toccava chiamare un Uber perché inizia a essere un po' troppo tardi. Comunque con queste due piccole manovre abbiamo risparmiato qualcosa come €60.